Napoli ricomincia dai libri, per l'igiene e il decoro urbano invece è ancora ferma al palo. Addirittura le tende, i senza tetto, hanno sistemato all'ingresso della Galleria Principe, dove questa mattina ha preso il via l'ottava edizione di Ricomincio dai libri. Non un buon biglietto da visita per l'evento che ogni anno raduna nel capoluogo campano fior fior di scrittori e migliaia di appassionati. Tema di quest'anno, scelto dal direttore artistico dell'evento Lorenzo Marone, è la buona creanza, l'educazione. Un concetto che non deve essere molto chiaro per il senza fissa dimora che questa mattina stava urinando a pochi passi dall'ingresso della Galleria Principe, proprio dietro al palco principale. Avviliti gli organizzatori, da cui il Comune ha preteso però 6.000 euro di canone per l'occupazione di spazi pubblici, ma in cambio non ha garantito il minimo della pulizia della galleria, che tra l'altro si trova proprio di fronte al Museo Napoletano più visitato dai turisti. Certo non è una bella cartolina da far vedere, ma soprattutto perché dispiace che non si riesca a trovare nessuna soluzione più umana per le persone che sono costrette a dormire qui fuori, e quindi io penso soprattutto a loro. Sì, abbiamo chiesto soluzioni, no, ma soprattutto abbiamo fatto una conferenza di servizi in cui c'erano, purtroppo non si è presentato nessuno se non Napoli Servizi, che, con persone che avrebbero dovuto trovare una soluzione e invece non si sono proprio presentati. E io ho trovato, quando sono arrivata stamattina, una persona che dormiva proprio all'interno della Galleria Principe, davanti ad uno degli stand degli editori, e quindi purtroppo ho dovuto chiamare la polizia locale per trovare insieme una soluzione, che devo dire è stata pacificissima, perché non è nostra intenzione chiaramente sgomberare nessuno. Aspettavate un aiuto al comune almeno su questo fronte? Avrete pagato anche una tassa, immagino. Certo, abbiamo pagato 6.000 euro per occupazione di suolo pubblico, nonostante l'ingresso gratuito, nonostante siamo entrati nella programmazione culturale del Comune di Napoli, nonostante l'associazione culturale che ne fa promozione. Non c'è stato nessun verso, evidentemente politicamente non hanno voluto darci una mano in nessun modo. Chiuso il capitolo degrado, la presidente di Ricomincio dai Libri, Deborah Divertito, ha presentato le novità di quest'anno. Quest'anno, beh, le novità ci sono, ma è soprattutto l'edizione della conferma, perché l'anno scorso abbiamo avuto un grandissimo successo con più di 3.000 ingressi in 2 giorni. Ora abbiamo aggiunto un terzo giorno, che è il venerdì, quindi puntiamo chiaramente a superare i 3.000 dello scorso anno. Il programma resta di altissima qualità, a detta anche degli addetti ai lavori, quindi noi siamo felici di aver offerto alla città di Napoli un momento così importante di cultura.